9 e un quarto, ci scusiamo per il quarto d'ora accademico di ritardo. Buonasera a tutte e tutti, benvenute e benvenuti a questa serata che abbiamo organizzato una serie di soggetti insieme, perché pensiamo che sia importante parlare della situazione del nostro ospedale saronnese in relazione a quello che sta succedendo perlomeno in tutta l'azienda sociosanitaria territoriale, cioè la Valle Olona, di cui facciamo parte. E per questo motivo, come avete visto anche dai volantini che hanno pubblicizzato questa serata, sono diversi i soggetti e non solo saronnesi che non solo l'hanno messa in piedi, ma hanno anche, come dire, le loro presenze qui dietro al tavolo per raccontarci la vicenda e le sue ultime evoluzioni dell'ospedale unico di Busto Gallarate, che però hanno una ricaduta particolarmente importante sul nostro territorio, perché ve lo diciamo dopo, nel senso che perché una grande opera come quella, che drena risorse molto importanti, potrebbe, nel caso fosse gestita per esempio in modo molto differente da come è stata immaginata da Regione Lombardia, a pioggia beneficiare anche il resto del territorio dell'azienda sanitaria, a partire dall'ospedale di Saronno, ma non soltanto, perché non soltanto di ospedale parleremo questa sera. Anzi, direi che ne parleremo in fondo, proprio perché il discorso è concatenato. Io mi presento, sono Roberto Guaglianone, faccio parte dell'associazione ATTAC del gruppo di Saronno e faccio parte, perché anche da ATTAC è nato, del comitato di cittadini denominato il Saronnese per l'ospedale e la sanità pubblica, che per capirci è stato quell'agglomerato di singoli persone fisiche, associazioni, a suo tempo anche partiti, comunque formazioni presenti anche nel Consiglio Comunale di Saronno, che tuttora ne fanno parte, che l'anno scorso fece una campagna, anzi che un po' prima dell'anno scorso aveva cominciato a fare una campagna importante vedendo tracollare la situazione dell'ospedale di Saronno. L'anno scorso in particolare, vi ricorderete che manca poco all'anniversario, il 15 aprile in piazza eravamo in quasi 1500 da tutto il circondario saronnese per dire no alla possibilità che il nostro ospedale cittadino potesse chiudere oppure essere privatizzato. Non bastò in quel momento l'intervento dell'assessore regionale, che pure propose un piano cosiddetto di rinnovo, ma ripeto, ne parliamo dopo, perché ancora tra giugno e luglio il rischio concreto della chiusura dell'ospedale c'era, visto che non erano state trovate soluzioni a un reparto nevralgico come anestesia e rianimazione. La soluzione si trovò all'ultimo momento, fu una soluzione tampone che peraltro in questo momento è messa in discussione proprio dallo stesso assessorato, anche se una delibera di Bertolaso del dicembre scorso è stata impugnata per il momento con successo davanti al Tribunale Amministrativo della Lombardia e quindi potrebbe in qualche modo perpetuare una situazione non bella di salvataggio tampone del nostro ospedale. Ma ripeto, ne parliamo nel dettaglio, perché adesso invece parliamo di altri ricorsi, di altri ricorsi, perché parliamo di un'altra situazione, che è quella appunto dell'ospedale unico, e parleremo in particolare di questo ricorso straordinario del Presidente della Repubblica, che è stato presentato da alcuni soggetti a nome loro, e poi sarà lui a elencarvi anche quali sono, oltre ai cittadini singoli, anche le organizzazioni che fanno parte del, come dire, novero dei ricorrenti, hanno fatto appunto ricorso contro alcuni aspetti procedurali con cui si è arrivati alla deliberazione che ha portato in qualche modo all'inizio di quello che dovrebbe essere l'iter per l'edificazione di questa grande opera chiamata Ospedale Unico di Busto e Gallarate. Alberto Spartaco Rossi, che è storicamente e
esponente e membro, oltre che a un stuarsizio di numerose situazioni sociali e politiche locali, anche del Comitato per il diritto alla salute del Varesotto, comitato di cui peraltro anche Ataxarone fa parte a tutti gli effetti, quindi siamo un po' fratelli da questo punto di vista questa sera. Marco Caldiroli, che invece vedete qui alla mia sinistra, vostra destra, l'avete già visto l'ultima volta all'incirca 4 mesi fa, perché era 5, perché era metà novembre. Ci eravamo in quel momento trovati a parlare della situazione non solo dell'ospedale, ma più in generale di tutta la sanità in Lombardia, e oltre che essere, come poi scoprirete in quanto massimo esponente di Medicina Democratica, che è un'organizzazione che appunto ha partecipato a questo ricorso, e anche tanto altro sempre per conto di Medicina Democratica, in particolare rispetto al tema di come cambiare radicalmente la sanità lombarda, e visto che la cosa la si sta facendo in movimento ormai da tanto tempo, visto che anche qui ci sarà in ballo qualcheduno che dovrà rispondere a seguito di un ricorso, perché ci è stato negato come cittadine e cittadini lombardi un referendum possibile per fare tutto questo, mi presenterà anche, tra le altre cose, una campagna di raccolta firme, la Lombardia Sicura, e non soltanto, peraltro, non si fa solo raccolta firme all'interno di questa campagna, che però vi aiuta a darvi anche il quadro più ampio dentro il quale noi, che pure siamo un piccolo nodo locale che si occupa di sanità qui a Saronno, ci piace muoverci, cioè ci piace immaginare, perché questa è la realtà, che tutte queste scelte che poi ricadono nel nostro territorio sono il frutto, oltre che di normative nazionali, anche, e vista l'importanza che la normativa attuale dà alle regioni rispetto a quella che è la gestione sostanzialmente della sanità sul territorio, allora noi pensiamo che parlare di quello che succede in regione, di quello che per ricaduta viene poi a succedere anche nelle aziende sanitarie e quindi nei singoli comuni e nelle situazioni che ne fanno parte a livello proprio territoriale minimo, sia fondamentale, perché se non si capisce il discorso generale non si capisce nemmeno quello locale e viceversa. Il titolo della serata mi sembra sufficientemente evocativo e lascio ad Alberto la parola perché ci spieghi come mai, secondo l'opinione del Comitato per il diritto alla salute del Varesotto, questa è l'ultima chiamata per salvare gli ospedali di Gallarate e Busto Arsizio e probabilmente pure gli altri della nostra SST Valle Olona. Prego Alberto, a te la parola, so che ti appunto farai aiutare da delle slide nella tua esposizione. Noi abbiamo stabilito che avremo, visto anche l'orario d'inizio, al massimo una mezz'oretta di tempo per il tuo intervento, per quello di Marco. Io andrò semplicemente poi a chiudere con una serie di informazioni sulle iniziative che stiamo portando avanti a Saronno, ma anche con qualche informazione sullo stato attuale del nostro ospedale e in generale ai servizi sanitari cittadini. Ovviamente ci sarà spazio, siamo contenti stasera di vedere anche diverse persone che non sempre vediamo alle nostre iniziative, perché appunto chiunque tra voi abbia qualcosa da chiedere o da osservare rispetto a quanto è stato detto lo possa fare in serenità. Chiudo soltanto facendo uno spot che è quello che riguarda i fogli bianchi che vedete stesi qua davanti a noi, perché sono appunto le iniziative di raccolta firme che sono una parte della nostra più ampia iniziativa politica di questo periodo, e quindi vi inviterei, se possibile, ci impegneremo noi a evitare di fare troppo tardi, di aspettare fino alla fine della serata, in modo tale che, comprendendo le ragioni che vi verranno spiegate qui dal tavolo, se voi siete d'accordo, possiate anche a vostra volta partecipare direttamente a questa iniziativa di partecipazione diretta dei cittadini a chiedere di cambiare le cose su un tema delicato come quello sanitario nei nostri territori e ormai direi in tutto il paese, anzi in tutta Europa, visto che il 7 aprile si celebrerà a livello continentale una giornata esattamente dedicata a questo. Parola ad Alberto, giuro che mi taccio. Grazie, buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti a questa serata. Ultima chiamata per salvare gli ospedali di Gallarate e Busto Arsizio. Essendo in un territorio, diciamo, diverso da quello di Mitropo, ma insomma
un po' distante, diciamo, dalla radiodistorsizia, forse vale la pena di fare una brevissima introduzione sulla storia di questa vicenda dell'ospedale unico, a cui il Comitato per il diritto alla salute del Varesotto, fin dalla sua nascita, si è opposto attraverso varie iniziative, raccolte firme, manifestazioni presidi e prese di posizione pubbliche. L'idea, anche se forse viene ancora da più lontano, diciamo, diventa di dominio pubblico nel 2016 e nel 2017 viene siglato un protocollo d'intesa tra Comuni di Ustarsizio, Comuni di Gallarate, ASST Vallelone e ATS Insubria, con lo scopo di, cioè in cui si sono presi l'impegno di arrivare alla promozione di un accordo di programma per la realizzazione di un ospedale unico che comporta l'abbandono delle sedi attuali degli ospedali di Ustarsizio e Gallarate. Nel 2017 è stata individuata l'area da un comitato di pilotaggio a cui hanno partecipato, oltre che i comuni interessati ATS Insubria e SST Vallelona, anche dei docenti universitari esperti nel settore economico, urbanistico ed epidemiologico. E tra le varie proposte di aree avanzate dai comuni, alla fine hanno deciso che l'ospedale unico sarebbe stato realizzato in un'area di un quartiere di Busto che si chiama Beata Giuliana, che è al confine con Gallarate e che attualmente è occupata da un bosco protetto dal piano di indirizzo forestale. Dunque, le motivazioni per la scelta di quest'area non sono note, e poi è importante capirlo perché ci si ricollega poi anche con alcune ragioni del ricorso. Quello che è noto è soltanto quello che è riportato in una delibera regionale del 2019, per cui l'area sarebbe stata considerata adatta per dimensioni, posizione baricentrica rispetto ai comuni di Ustarsizio e Gallarate e in quanto di proprietà prevalentemente pubblica. In realtà la promozione dell'accordo di programma è arrivata qualche anno dopo, quindi nel 2019, ma questo primo procedimento, che tra l'altro riguardava a livello di variante urbanistica non solo la sede prescelta per il nuovo ospedale, ma anche le sedi degli attuali ospedali, si è interrotto. Quindi è stato dichiarato decaduto questo procedimento di promozione dell'accordo di programma, ma ne è stato avviato subito dopo un altro, in cui invece si è deciso che l'intervento, cioè che insomma il procedimento avrebbe riguardato anche a livello urbanistico e quindi ambientale soltanto l'area di Beata Giuliana e non più le sedi degli attuali ospedali di Ustarsizio e Gallarate. Come dire che facciamo questo ospedale nuovo, ma non ci preoccupiamo, forse perché questo avrebbe comportato per loro dei problemi così che non riusciranno a risolvere in tempi rapidi, non ci preoccupiamo di quale sarà il destino delle attuali sedi degli ospedali. Questo secondo procedimento per arrivare alla promozione dell'accordo di programma si è concluso nell'ottobre di quest'anno con il decreto del Presidente della Giunta regionale, in cui c'è stata la definitiva approvazione dell'accordo di programma precedentemente siglato da tutti i soggetti che ne fanno parte. Il procedimento è stato sottoposto a valutazione ambientale strategica ed è proprio sugli aspetti che riguardano il procedimento di valutazione ambientale strategica e la modalità con cui è stata condotta questa valutazione che si basano le ragioni per cui andiamo a fare ricorso contro questo provvedimento. Quindi abbiamo presentato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, che però a tutti gli effetti è un ricorso amministrativo. Quindi se dovesse proseguire in quella sede si concluderà con un decreto del Presidente della Repubblica, il quale recepirà il parere vincolante del Consiglio di Stato, che è un organo della magistratura amministrativa, e quindi questo decreto del Presidente della Repubblica in sostanza avrà valore di sentenza. Io adesso quindi vi parlerò innanzitutto dei contenuti del ricorso e quindi delle
ragioni che lo sostengono, e poi anche di un problema che abbiamo, che è quello del finanziamento di questo ricorso, perché queste azioni costano e quindi vanno finanziate. Il ricorso, come accennava prima Roberto, è stato promosso dall'Associazione Medicina Democratica, di cui abbiamo qui il presidente Marco Caldiroli, dall'Associazione Centro per la Salute Macacaro di Castellanza e da 38 cittadine e cittadini del territorio dell'SST Valleolona, dei residenti nei comuni Busto Gallarate e nei comuni limitrofi. Le controparti sono numerose, perché le controparti sono tutti quei soggetti istituzionali che hanno siglato l'accordo di programma, e quindi ci sono Regione Lombardia, Provincia di Varese, Comune di Busto, Comune di Gallarate, ATS Insubri, SST Valleolona e inoltre quelle autorità responsabili della valutazione ambientale strategica, e quindi l'autorità competente che è presente due volte, in quanto poi nel corso del procedimento è stata cambiata, l'autorità procedente in tema di VAS e l'autorità proponente, che però in questo caso è sempre la SST Valleolona. Cosa chiediamo con questo ricorso? Chiediamo in via principale l'annullamento del decreto con il quale è stato definitivamente approvato l'accordo di programma e di ogni atto adesso collegato, presupposto e conseguenziale. E chiediamo però in via istruttoria anche l'acquisizione della documentazione della fase di promozione dell'accordo di programma del 2017, quindi quei verbali del comitato di pilotaggio in cui è stata scelta l'area su cui realizzare il nuovo ospedale. Perché chiediamo questo? Perché in realtà noi abbiamo fondate ragioni per ritenere che, anche sulla base di quello che ho detto prima, che le ragioni per cui è stata prescelta quell'area nulla hanno a che vedere con ragioni di natura ambientale, che invece avrebbero dovuto essere prese in considerazione anche nell'analisi delle alternative di localizzazione per arrivare a una scelta su che cosa fare e come farlo. E poi chiediamo l'istanza di verificazione e o consulenza tecnica d'ufficio, e questo, vabbè, adesso in termini tecnici forse è complicato da capire, però nella sostanza sia Medicina Democratica sia il Comitato per il diritto alla salute del Varesotto hanno presentato nel corso del procedimento di valutazione ambientale strategica numerosissime osservazioni, anche diciamo piuttosto complesse dal punto di vista tecnico e di ambientale e procedurale, queste osservazioni per la maggior parte non sono state controdedotte, e quindi gli avvocati hanno ritenuto di chiedere questa istanza di verificazione o comunque di consulenza tecnica d'ufficio per richiedere che ci siano delle valutazioni tecniche sia sul contenuto delle nostre osservazioni sia sulla modalità con cui queste osservazioni sono state controdedotte. A nostro parere non sono state controdedotte come avrebbero dovuto, non sono state in sostanza per la maggior parte controdedotte, in modo da avere un riscontro tecnico che possa dare una consulenza a chi poi dovrà decidere relativamente alle inadempienze di chi avrebbe dovuto fare questo lavoro, prendere in considerazione le osservazioni e agire di conseguenza. Riguardo al quadro di riferimento normativo, sono numerosissime le norme che sono state violate, e queste norme vanno da un livello internazionale, unionale, e quindi le norme sull'ambiente, sul diritto alla partecipazione ai processi decisionali in materia ambientale, e sulla valutazione ambientale strategica, che è stata introdotta nel 2001 dal Parlamento europeo e quindi poi è stata acquisita come metodologia per determinati piani programmi
per la valutazione dei piani e dei programmi da tutti gli Stati dell'Unione Europea, con specifiche leggi. Nel caso dell'Italia, il decreto legislativo 152, codice dell'ambiente, e con una serie di normative a livello anche regionale che noi riteniamo siano state violate, che regolano in sostanza il procedimento di VAS, di valutazione ambientale strategica. Allora, quali sono i diritti che noi riteniamo siano stati lesi e che vogliamo invece far valere? Il diritto innanzitutto dei cittadini di partecipare alle decisioni in materia ambientale, il diritto alla salute, il diritto individuale e collettivo alle cure sanitarie e quei diritti del cittadino che discendono dal principio di ragionevolezza dell'attività amministrativa, cioè un cittadino si aspetta che decisioni vengano prese dalla pubblica amministrazione secondo dei criteri di ragionevolezza e il contribuente si aspetta che decisioni vengano prese con attenzione a un'oculata destinazione delle risorse finanziarie pubbliche che paghiamo con le nostre imposte. Perché riteniamo che siano state violate, che sia stato violato il diritto a partecipare alle decisioni in materia ambientale? Perché nel corso del procedimento, sia nella prima fase di consultazione sia nella fase di consultazione sul rapporto ambientale, non sono stati pubblicati dei documenti fondamentali per avere un quadro complessivo della situazione. E faccio riferimento in particolare al documento di fattibilità delle alternative progettuali, che per legge è previsto per progetti di una certa importanza, nel quale avrebbero dovuto, sono state in effetti analizzate diverse alternative progettuali, tra le quali deve essere sempre contemplata anche la non realizzazione del programma o anche la realizzazione con altre modalità, e quindi devono essere esaminate delle alternative di localizzazione, ivi compresa la possibilità di riutilizzare gli edifici esistenti, cosa che, come vedremo, è stata fatta nel documento di fattibilità delle alternative progettuali, ma è stata fatta molto parzialmente e in modo fazioso invece nella valutazione ambientale strategica. Riteniamo che sia stato violato il diritto alla salute, perché la realizzazione di uno specifico, cioè perché l'ambiente, la qualità dell'ambiente è un determinante fondamentale per la salute. Allora, lì, come ho accennato prima, è prevista la distruzione di un bosco che è importante perché è adiacente al Parco del Ticino, fa parte di un sistema ecologico, oltretutto di collegamento tra diverse, cioè fa parte anche per esempio della rete ecologica regionale e della rete ecologica provinciale, è un filtro naturale in un territorio densamente abitato e quindi riteniamo che sia stato violato il diritto alla salute. Il diritto alle cure sanitarie, perché la decisione di fare un ospedale unico, no? Al posto degli ospedali esistenti è stata presa senza alcuna dimostrazione della sua migliore efficacia nel rispondere ai bisogni sanitari della popolazione e ai diritti dei malati. Oltretutto, con la distruzione del bosco aumenterà anche l'inquinamento a livello locale, col traffico indotto pure, e quindi ci aspettiamo anche addirittura un peggioramento, no, della situazione a livello ambientale in quella zona, non solo per la distruzione del bosco ma anche per tutto quello che rappresenta l'indotto di un'opera come questa, e quindi alla fine una maggiore incidenza delle malattie. E infine, come dicevo, riteniamo che sono stati violati questi diritti discendenti dal principio di ragionevolezza, perché le decisioni vanno adeguatamente motivate e vanno prese secondo dei criteri anche di conseguenzialità logica, no? Per esempio, nonostante l'autorità competente per la VAS abbia richiesto in una delle condizioni che ha posto che fosse rifatta la valutazione ambientale
che riguardava il confronto tra le varie alternative, questo invece non è stato fatto. E questo è importante perché in quella valutazione noi abbiamo dimostrato che, cioè abbiamo dimostrato che quella valutazione era completamente falsata. Adesso in estrema sintesi, loro sono arrivati alla conclusione che distruggere un bosco dal punto di vista ambientale, non dal punto di vista, è meglio che non distruggerlo. Inoltre, mentre nel documento di fattibilità delle alternative progettuali è stata correttamente inserita anche tra le ipotesi alternative quella dell'ammodernamento delle attuali strutture, su cui torneremo dopo per analizzare anche gli aspetti a livello finanziario, questa alternativa non è stata valutata nella valutazione ambientale strategica e quindi nel rapporto ambientale. E questo si collega con quello che dicevo prima: questo documento di fattibilità delle alternative progettuali è stato nascosto ed è comparso solo alla fine del procedimento. Quindi noi anche in alcune osservazioni abbiamo richiesto di contemplare tra le alternative anche quella del riammodernamento degli ospedali esistenti. Non hanno risposto a questa nostra osservazione. Abbiamo scoperto alla fine del procedimento che nel documento di fattibilità questa alternativa era stata contemplata, ma non è stata valutata dal punto di vista ambientale, e probabilmente una sua valutazione seria, non taroccata, come hanno fatto invece confrontando le alternative che hanno confrontato nel rapporto ambientale, avrebbe portato molto probabilmente alla conclusione che ammodernare gli ospedali esistenti sarebbe stato più sostenibile dal punto di vista ambientale rispetto a costruire un ospedale nuovo dove c'è un bosco. Ecco, veniamo agli aspetti finanziari. Gli aspetti finanziari sono qui rappresentati. Nuovo ospedale unico, 440 milioni di euro. Alternativa presente nel DOC FAP, nel documento di fattibilità delle alternative progettuali e valutata in modo taroccato nel rapporto ambientale, 412 milioni di euro, 413. Ammodernamento dei due attuali ospedali, 283 milioni di euro. Ora, ci sono 160 milioni di euro che potrebbero essere risparmiati ammodernando i due attuali ospedali e rinunciando al nuovo ospedale unico Beata Giuliana. L'idea anche di chi a Saronno è attivo sul discorso della sanità pubblica, della difesa dell'ospedale di Saronno e della promozione della sanità territoriale è quella che i fondi risparmiati, rinunciando all'ospedale unico di Beata Giuliana e prendendo invece la strada dell'ammodernamento dei due attuali ospedali, questi risparmi potrebbero essere utilizzati per l'ospedale di Saronno, per la medicina territoriale e non solo. Ci sarebbero adesso altri motivi di irragionevolezza della decisione presa, che riguardano per esempio il discorso degli indici urbanistici. Ora salto un po' di cose, sarò sintetico. L'autorità competente per la VAS aveva stabilito, poiché nel rapporto ambientale non avete e anche in altri documenti non avete definito gli indici urbanistici che avreste voluto definire, perché quella era la ragione per cui veniva fatta la VAS, almeno attenetevi a quegli indici urbanistici che sono stati definiti e che sono stati valutati nel rapporto ambientale. Ora, sulla colonna qui di sinistra voi vedete quali sono questi indici urbanistici. Per esempio l'indice fondiario territoriale, quello che posso costruire come metri quadri di superficie lorda pavimento per ogni metro quadro di superficie territoriale, era 0,75. Bene, non discostatevi sensibilmente, nell'accordo di programma è diventato 1, cioè un aumento del 33%, ancora peggio per quanto riguarda
la superficie coperta. Superficie coperta vuol dire l'impronta dell'edificio diviso per la superficie territoriale. Ecco, nel documento di fattibilità il parametro che era stato valutato ambientalmente era 24,5%, nell'accordo di programma hanno stabilito come indice il 40%, con un aumento del 63,3%. Ma quindi è completamente falsata ogni, cioè è completamente, diciamo, privata di ogni significato anche quella valutazione ambientale che già era falsata, no? Hanno peggiorato addirittura la situazione rispetto a quello che era. Ecco, sui motivi di diritto, chiaramente su questi motivi, di questi motivi si sono occupati gli avvocati, cioè di tradurre quelle che erano le nostre ragioni, no? per ricorrere in motivi espressi in linguaggio giuridico, cosiddetti di diritto, e quindi questi sono violazioni di norme unionali, nazionali e regionali, falsa ed errata applicazione di norme sempre di vari livelli, violazione delle garanzie partecipative ed istruttorie per la procedura di VAS ed eccesso di potere per il travisamento dei presupposti di fatto di diritto, errata rappresentazione della realtà e carente motivazione istruttoria. Violazione di norme unionali perché, come dicevo prima, le osservazioni non sono state controdedotte, ma si sono limitati a un riassunto delle stesse quando è andata bene. Falsa ed errata applicazione delle norme perché le alternative non sono state selezionate, come accennavo prima, secondo dei criteri trasparenti, tanto che troviamo alcune alternative valutate nel documento di fattibilità e non tutte queste alternative valutate nel rapporto ambientale. Violazione delle garanzie partecipative istruttorie per varie ragioni, perché sono tanti i rilievi che abbiamo sollevato in relazione a tutto l'iter procedurale, ma in particolare perché, come dicevo prima, la documentazione che è stata messa a disposizione del pubblico che ha diritto a fare delle osservazioni è stata del tutto parziale e in alcuni casi l'hanno lasciata anche in particolare nella prima fase di consultazione, l'hanno lasciata nel cassetto per 2 mesi per poi aprire la consultazione nel mese di agosto. Cioè era già pronta 2 mesi prima tutta la documentazione, l'hanno lasciata nel cassetto quella che avevamo deciso di pubblicare. L'hanno lasciata nel cassetto 2 mesi per aprire la fase delle osservazioni a fine luglio e quindi consentire ai cittadini di dedicare il mese di agosto, come di fatto poi noi abbiamo fatto, no? Alla stesura delle osservazioni. Avete chiesto anche i danni morali per mancanza di vacanze. E infine eccesso di potere. Eccesso di potere in sintesi vuol dire: ma voi la decisione l'avevate già presa, lo dichiarate anche, l'avevate già presa nel 2017, l'aveva già presa questo comitato di pilotaggio, ma non secondo dei criteri coerenti con lo statuto della valutazione ambientale strategica, no? Secondo altri criteri. E quindi tutto il processo è stato finalizzato a avallare questa decisione che voi avevate già preso. E quindi noi riteniamo che ci sia un eccesso di potere, che quindi ci siano che questo tipo di decisione presa in questo modo vada oltre quella che è considerata la discrezionalità della pubblica amministrazione nel prendere le decisioni. Quindi la sintesi motivazionale e valutativa che è riportata nel ricorso è: quello che è emerso ed è testimoniato dalla sequenza degli atti del procedimento è che la realizzazione dell'ospedale unico sull'area prescelta doveva avvenire ad ogni costo, e così è stato, e che le fasi dell'osservazione del contributo partecipativo sono state completamente trascurate e non esaminate approfonditamente perché diversamente, ove le si fosse realmente considerate, cioè ciò avrebbe portato alla conclusione di orientare altrove gli interventi e le risorse disponibili.
quindi anche cosa al, molto probabilmente alla scelta di riammodernare le due strutture esistenti. Ecco, come dicevo, i ricorsi costano. Oltretutto non siamo in grado in questa fase nemmeno di prevedere quali saranno i costi, perché questo dipenderà anche dall'iter che il ricorso seguirà. Ora noi abbiamo fatto ricorso al Presidente della Repubblica, ma le controparti hanno 60 giorni di tempo dalla data di deposito del ricorso, quindi 24 di febbraio, per chiedere, se lo riterranno, di riportare il contenzioso in sede TAR. A quel punto noi avremo altri 60 giorni per decidere se andare avanti e quindi andare al TAR oppure se fermarci. Soprattutto la prospettiva dell'eventuale ricorso al TAR potrebbe comportare qualche rischio finanziario in più, diciamo. Diciamola così. Ecco. Quindi noi ci stiamo attivando per fare, ci siamo attivati anzi già per fare una raccolta di fondi che sia la più ampia possibile e che metta i ricorrenti, che quindi ripeto sono Medicina Democratica, il Centro per la Salute Macacaro e 38 cittadine e cittadini, tra cui ci sono anche esponenti diciamo del Comitato per il diritto alla salute, che però non compare esplicitamente come ricorrente, anche se più volte citato nel ricorso, perché non è formalmente costituito. Questi ricorrenti vanno messi nelle condizioni migliori possibili per evitare di doversi accollare dei rischi finanziari che noi speriamo che non ci siano, perché riteniamo che le ragioni del ricorso siano piuttosto solide, ma che non possiamo escludere a priori, quindi dobbiamo mettere in conto che seppur che qualche rischio c'è. E quindi vogliamo arrivare a costruire, vogliamo raccogliere dei fondi sia per sostenere le spese finanziarie del ricorso, che vuol dire contributi vari e avvocati, ma anche per avere una riserva per, da utilizzare nel caso in cui dovesse andare male. Andare male vuol dire che se il ricorso dovesse andare in sede TAR potremmo, perdendo, essere condannati al pagamento delle spese legali. Quindi le modalità con cui abbiamo pensato si può sostenere il ricorso sono il versamento sul conto di Medicina Democratica, che è anche, essendo un versamento non onlus, è anche detraibile dalla dichiarazione dei redditi, e quindi questo potrebbe essere una parziale compensazione da per chi intende sostenere il ricorso, come auspichiamo, con delle cifre anche molto importanti, insomma significative. Se si possono fare anche dei versamenti con PayPal o carta di credito sul conto di, sul sito di Medicina Democratica, c'è un tastino che si seleziona a questo scopo. Abbiamo anche avviato un crowdfunding online. Questo è lo scopo di raggiungere, magari tentare di raggiungere anche persone che magari non riusciamo a contattare fisicamente. E qui però invitiamo magari anche a condividere il più possibile questo crowdfunding online attraverso i social, in maniera tale che si diffonda il più possibile e quindi possa diventare efficace. E infine facciamo anche una raccolta di fondi cash, diciamo, con dei blocchetti, per cui rilasciamo delle ricevute con il timbro di Medicina Democratica. I tempi, vi ho già parlato, sono un po' questi, quindi dovremmo cercare di essere abbastanza veloci, no? Con questa raccolta fondi, in modo poi da arrivare a poter prendere serenamente una decisione, ripeto, nel caso in cui le controparti dovessero richiedere di riportare il contenzioso in sede TAR. Mi fermo qui, poi se ci sono delle domande sono disponibile a rispondere. Grazie.
Grazie Alberto, non è semplice descrivere in modo chiaro questioni anche giuridicamente piuttosto spinose. Dietro la sua esposizione c'è il lavoro di un intero comitato, di persone che si sono messe non soltanto in questi anni a studiare tutto, ma che sono anche state in grado di costruire un testo comprensibile da spiegare alle persone nel momento in cui portiamo avanti questa iniziativa sul territorio. Tenete conto che Saronno è la seconda serata pubblica che viene fatta di presentazione di questo ricorso, ma che tante altre ne seguiranno e sono già state programmate per il resto del mese di marzo e fino anche alla metà di aprile al momento, e non sono ancora finite, su tutto il territorio del bacino della SST Valle Olona, che insomma è interessato di fatto a questa vicenda, perché è vero che l'ospedale è Busto Arsizio Gallarate, quindi i comuni diciamo interessati e limitrofi sono quelli più esposti direttamente, ma è pur vero, come vi spiegheremo anche più tardi, che tutti quanti noi potremmo essere, tutte quanti noi, beneficiati e beneficiate da una diversa scelta dell'allocazione delle risorse che rispetto a questa grande opera la Regione Lombardia ha fatto. La Regione Lombardia è sostanzialmente l'artefice macro di tutto quello che è sostanzialmente l'attuazione poi che viene fatta sui territori delle scelte che riguardano la sanità pubblica e la salute dei cittadini, dal punto di vista politico ovviamente e amministrativo. La Regione Lombardia è quella Regione Lombardia che, come ci spiegava Marco Calderoli, Presidente di Medicina Democratica, già qualche mese fa in questa stessa sala, ha strutturato una legge sanitaria regionale che sostanzialmente è talmente verticale nel suo pensiero che in automatico le scelte che vengono fatte centralmente in quel del cosiddetto Pirellone ricadono con una catena ineluttabile di approvazioni automatiche da parte di tutti gli organismi, che a partire dal direttore generale in regione e attraversando le aziende ATS e le aziende sociosanitarie territoriali, ci piombano sui territori. Allora, se abbiamo ben presente questo meccanismo, abbiamo ben presente anche come mai abbiamo deciso in tanti comitati che dal basso in questi anni si sono occupati di modificare un assetto che evidentemente è disastroso della sanità pubblica a livello regionale, e lo abbiamo fatto a suo tempo con il tentativo di portare a referendum regionale questa istanza di cambiamento. Lascio a Marco la parola per spiegare, perché lì ci eravamo sostanzialmente lasciati quando ci siamo visti l'ultima volta, come le cose sono proseguite e cosa stiamo portando avanti adesso proprio per arrivare a quei medesimi obiettivi in questo periodo. Ti lascio questo microfono fisso. Sì, allora, ti sente? Accendo. Se no, vai. Allora, molto velocemente su questo aspetto, dopo la presentazione del referendum, la decisione della maggioranza di respingere i quesiti in ambito del Consiglio regionale a ottobre, anche in quell'occasione abbiamo fatto ricorso contro questa decisione, che però non è un ricorso di carattere amministrativo, perché anche se la negazione del referendum è stato un atto di un ente, il Consiglio, la maggioranza del Consiglio regionale, quello che è in gioco in questo caso non è semplicemente un atto fatto male, un abuso di potere eccetera eccetera, ma è il diritto, uno dei diritti fondamentali che abbiamo nella Costituzione, poter dire la nostra come cittadini su un ambito che ci interessa direttamente, cioè di poter votare e quindi dare il nostro apporto alle decisioni. Per cui la questione non è semplicemente amministrativa, e noi siamo andati al Tribunale Civile di Milano e circa il 15 di aprile, se ricordo bene, ci sarà la prima udienza che attendiamo, seguiremo ovviamente gli eventi. Nel frattempo, siccome il tema è comunque bollente, non è che dobbiamo aspettare la decisione del magistrato di turno, abbiamo continuato a tessere la tela tra le tante
associazioni, comitati locali, anche con l'appoggio dei partiti del centro-sinistra, quelli di opposizione ovviamente, e abbiamo individuato, non è che sia la prima volta, l'avevamo fatto già anche prima del referendum, ma ci siamo riusciti a mettere assieme un documento, una petizione di 5 punti che cerca di focalizzare i principali aspetti che noi chiediamo, che, su cui la Lombardia deve cambiare. Facciamo un passo indietro molto, molto velocissimo, che è questo. I più anziani, compreso il sottoscritto ormai, tra cui ricorda che nel 1978 è stata approvata la riforma sanitaria che ha spazzato via quel coacervo di sistemi spezzettati, mischiati tra privato, fondazioni, opere PIE, IPAB e tutto il resto, basato poi sulle mutue, che in qualche modo garantiva, tra virgolette, un'assistenza sanitaria ai cittadini. Tant'è che ce n'erano allora 6 milioni che non avevano tico secco, non avevano nessuna copertura, perché semplicemente non avevano accesso a una mutua, perché non lavoravano, perché le mutue erano legate un po' come l'americano all'attività lavorativa, alla categoria di appartenenze, quindi più ricchi avevano la mutua, più ricchi e più poveri, diciamo, più miseranda, diciamo così, ed è un sistema che stava implodendo su se stesso anche dal punto di vista economico. È stato nazionalizzato praticamente la sanità in quell'occasione, e però siccome in quel momento c'erano veramente dei movimenti molto forti per l'espansione dei diritti sociali, non solo nella sanità ma anche in altri campi, movimenti, partiti di sinistra, realtà sociali, movimento operario, sindacati, eccetera eccetera, l'impostazione che si è riuscito a dare, facendola digerire anche alla Democrazia Cristiana di allora, è stata quella di un servizio sanitario cosiddetto beverage, cioè all'inglese non di adesso ma comunque di allora, cioè basato sull'universalità di accesso, tutti uguali davanti al servizio, che alla gratuità, si paga il ticket e comunque finanziamento sulla fiscalità generale, e partecipato, perché le unità sociosanitarie locali di allora erano formalmente, non è che era il massimo della democrazia, ma comunque erano in mano, diciamo così, il governo ce l'avevano i sindaci, il consorzio dei comuni, e quindi c'era anche una vicinanza tra l'iniziativa, la necessità, la parola delle popolazioni con gli organi, tra virgolette, di governo e di decisione, di programmazione dell'attività del servizio. Questa costruzione è stata quasi dal giorno dopo, piano piano, diciamo così, smontata. La regione Lombardia si è particolarmente fatta vedere nel accentuare quelle che erano gli attacchi che venivano fatti a questa impostazione, tant'è che siamo in prima linea dal primo governo Formigoni fino ad oggi, per smontare tutta la parte pubblica del servizio sanitario regionale, tant'è che non si chiama neanche servizio, si chiama sistema, e anche le parole hanno importanza, perché mostrano l'approccio che cambia, che viene dato a questo tipo di attività, di welfare, naturalmente. E si è passati ad esempio dalle USL alle aziende sanitarie locali, a oggi alle agenzie di tutela della salute. Si è passati a degli organi che, tra l'altro, con territori sempre più ampi, quindi sempre più allontanandosi dal contatto con le popolazioni, governati da uno, il direttore generale, che fa quel cavolo che gli pare, anzi fa quel cavolo che gli pare di quello che l'ha messo in quel posto per i 5 anni o più in cui viene nominato, e a cui deve rispondere, e a cui deve rispondere in termini di obiettivi. E quali sono gli obiettivi della regione Lombardia per far andare la sanità? Spendere il meno possibile, cioè garantire che si stia dentro nei budget. Quindi non è l'obiettivo di migliorare la salute, di valutare qual è lo stato di salute e quindi porsi degli obiettivi per fare in modo che la gente stia meglio, che è poi quello che c'è scritto nella Costituzione,
diritto, salute è un diritto fondamentale, l'unico diritto che è, in cui c'è anche il termine fondamentale, per il semplice fatto che senza quello poi non si riesce a esigere tutti gli altri diritti. E questo, questa deriva, diciamo così, è stata realizzata anche poi sbilanciando via via la, diciamo così, l'apporto delle diverse strutture sanitarie verso il privato. Il privato ha avuto porte, finestre, portoni, tutto quello che era apribile, si è preso tutto quello che voleva prendersi, cioè che gli conveniva prendersi in termini monetari, e il pubblico ovviamente si è sia ristretto, sia si deve comunque tenere anche quelle prestazioni che sono tra virgolette poco remunerative. Questo sistema ha iniziato a mostrare le prime crepe evidenti a tutti, perché magari noi le vedevamo, ma non siamo riusciti prima della pandemia in qualche modo a mostrare, evidenziarlo anche a popolazione tra virgolette che non si occupa tutti i giorni di queste cose. Le prime crepe sono emerse durante la pandemia, la distruzione che ha accompagnato questi passaggi all'istruzione della medicina territoriale e l'ospedalocentrismo che era intrinseco a questo sistema ha mostrato le sue debolezze e le sue criticità, con un ulteriore peso degli effetti della pandemia in termini di morti e comunque di disagi in regione Lombardia, che è stata quella maggiormente colpita in termini di effetti, non perché sono stati più colpiti, il virus erano più potenti, ma perché la risposta era molto più debole. Nel post pandemia queste crepe sono diventate a nostro avviso una frana, nel senso che non si è affatto tentato di recuperare, di invertire la tendenza, ma si è continuato esattamente nella stessa direzione con la legge Moratti nel 2021, quella che avevamo tentato di sottoporre appunto a referendum su tre aspetti fondamentali per noi, che erano quello dell'equivalenza tra pubblico e privato, una falsa equivalenza dal nostro punto di vista, che in realtà era sbilanciata verso il privato, e il fatto che la legge regionale esplicitamente prevedeva e spingeva più o meno esplicitamente alla privatizzazione anche dei servizi delle case di comunità e dell'assistenza domiciliare integrata, che erano le due piccole novità che in qualche modo c'erano nel PNRR, che se ben fatte potevano effettivamente migliorare in qualcosa la situazione. Questa frana che cosa ha prodotto? Le cose che vediamo e stiamo pagando anche noi come cittadini tutti i giorni: liste d'attesa che esplodono, fuga degli operatori sanitari dal pubblico per poi rientrare sotto forma di gettonisti, e quindi con, diciamo così, prestazioni orarie, no? E quindi anche facendo andare a quel paese uno dei principi di quelle che dovrebbe essere la medicina, cioè il rapporto tra il paziente e il medico. La medicina non è semplicemente una questione tecnica, ovviamente ci vuole anche quella, ma è soprattutto il rapporto tra due persone. Se io ogni volta che vado in ospedale mi ritrovo di fronte a un medico che cambia ogni volta, è ovvio che la continuità terapeutica viene messa in discussione, fa molta più difficoltà ad andare avanti. Ultimamente si sono accorti anche che questo determinava un ulteriore buco nei bilanci della sanità pubblica della regione, quindi Bertolaso ha cercato in qualche modo di limitare questo, anche se la soluzione ovviamente è del tutto limitata, perché passare dai gettonisti a quelli ai concorsi, ai bandi, sempre libera professione, non è a nostro avviso la soluzione. Dovrebbe essere invece quella di reinternalizzare tutto quello che è stato nel tempo esternalizzato, quindi fare in modo anche che i lavoratori, che siano dei settori pubblici, che siano magari anche nella RSA ad esempio, abbiano dei contratti decenti, possano lavorare con anche degli stipendi decenti, in condizioni decenti, che poi producono servizi ovviamente decenti, cosa che purtroppo così non è. La difficoltà appunto di arruolamento dai medici di medicina generale a altre tipologie
di operatore è il fatto che, non so com'è la vostra esperienza nello specifico alla Saronno, che le case di comunità, sì, magari sono state realizzate qualche volta costruendo un bel edificio nuovo, qualche volta cambiando la targhetta fuori dai vecchi poliambulatori, ma nella maggior parte delle case sono vuote di servizi e vuote di operatori, quindi sono, sono lì ma più figurativamente che dare un efficace contributo. Io questa sera sono arrivato un pochettino in ritardo, vi dico anche il motivo, perché mi permette poi di introdurre un altro argomento che è dentro anche nella nostra petizione. Alle 17.30, e io sono in questo momento in un servizio di reperibilità, sono stato chiamato per un infortunio sul lavoro, perché io sono un tecnico della prevenzione. Grazie in via di estinzione, nel senso che dovremmo essere almeno 1.100 in Lombardia, siamo arrivati negli anni scorsi, nel 2021 secondo me, a 337, quindi un quarto di quelli necessari. Adesso stiamo risalendo un po', perché un po' di assunzioni, anche se faticosamente le state fatte, ma per invertire la tendenza ci vorranno anni, perché purtroppo o per fortuna, secondo i punti di vista, non è una professione che uno si inventa dall'oggi al domani, ma ha bisogno di una sua, così come quella del medico, l'infermiere, gli altri operatori sanitari, ha bisogno di un periodo abbastanza lungo di apprendistato, chiamiamolo così. Quindi sono intervenuto per un infortunio sul lavoro. Il fatto che ne siamo un po', che ovviamente è uno, non è l'unico, uno delle motivazioni per cui gli infortuni stanno esplodendo, in particolare in una realtà industriale e apparentemente che dovrebbe essere all'avanguardia sotto questo profilo come la Lombardia, e aumentano in particolare gli infortuni di carattere mortale, anche per appunto la inadeguatezza del sistema dei controlli a partire dagli operatori. Perché dico questo? Perché ricordo questo? Perché il Servizio Sanitario Nazionale è nato, universale, gratuito, partecipato, ma aveva come obiettivi concreti tre cose: prevenzione, cura, riabilitazione. E la prevenzione è la prima in ordine di priorità, perché è quella che, se ben gestita, riduce la necessità delle cure, fa risparmiare anche in termini monetari, oltre che ovviamente di costi sociali, di dolore, letteralmente l'insieme della società stessa. E dentro nella prevenzione che cosa c'è? Prevenzione significa appunto sicurezza sul lavoro, sicurezza alimentare, sicurezza comunque igiene dell'abitato e del modo in cui si abita, cioè, ovviamente la sicurezza veterinaria e la salubrità ambientale, che questi sono dei determinanti, come prima accennava Spartaco, che sono quelli principali che poi danno il livello della salute collettiva. Se non si interviene su queste cose, ovviamente la deriva sarà un peggioramento delle condizioni epidemiologiche complessive della popolazione e ovviamente una maggiore difficoltà del servizio, del sistema che dir si voglia, a rispondere al cambiamento di patologie. Secondo voi la parte della prevenzione è una parte che interessa al privato? Che cosa ci guadagna il privato al fatto che noi stiamo bene? Esattamente il contrario, perché se noi stiamo bene dobbiamo rivolgerci a uno per fare diagnosi, per fare la cura, per fare abilitazione, eccetera eccetera, per cui loro campano legittimamente sulle prestazioni che danno per sostenere delle persone in difficoltà, che hanno delle problemi di salute. Il privato campa soprattutto su quello pubblico, ha delle funzioni molto più ampie che gli stabilite dalla legge, che tirano dentro entrambe tutte le cose, prevenzione, cura, abilitazione. Al privato interessa eventualmente la cura e magari anche un po' di riabilitazione, ma proprio per fare soldi. Il privato ci considera dei clienti a cui vendere dei servizi, delle prestazioni. Il pubblico dovrebbe, perché spesso e volentieri purtroppo si ragiona a una modalità di attività ormai simile al privato, soprattutto in regione Lombardia, invece dovrebbe pensare prima alla prevenzione, investire
in prevenzione prima di fare degli ospedali belli, lucenti, convento supermercato e altra roba come ospedale unico. Pertanto, se questa è questo comunque andazzo, ha, come abbiamo detto, una serie di aspetti direttamente vissuti negativamente dai cittadini. Forse quello più evidente a tutti è quello delle liste d'attesa. Anche per questo c'è stata anche attivata questa, la cosa dei sportelli per la salute, che cerca di contrastare, diciamo così, gli abusi, a perlomeno gli abusi sotto questo profilo, quindi le ulteriori deficienze che ci mettono anche le singole SST o ATS. Perché una situazione di allungamento di attese costringe, o comunque rende più, come dire, attirabile, usiamo questo termine neutro, il cittadino dal pubblico al privato. Noi siamo arrivati, l'ha fatto Medicina Democratica, a denunciare la pratica delle cosiddette tariffe smart, in cui cosa succede? Uno telefona, ha bisogno di un telefono al privato convenzionato, ha bisogno di una prestazione, vuole pagare con il ticket, quindi con il pubblico, gli viene detto ma la prestazione tra un anno, cioè in tempi più o meno biblici, però se invece passa da noi, noi possiamo, almeno diciamo così in partenza, un po' come al supermercato quando ci sono gli sconti stagionali, una tariffa smart passa al privato invece che 100 facciamo pagare 50 e gli diamo la prestazione tra una settimana. Quindi questo è l'esca. Quando uno entra dentro in questo meccanismo, ovviamente poi avrà bisogno di altre prestazioni, insomma non è che c'è bisogno di una sola, a questo punto è nel privato e quindi viene o si prende il tariffa del privato oppure deve ritornare nel gioco dell'oca di partenza e ripartire da capo. Questa è una porcata ulteriore, era per il fatto che le persone col center che rispondevano a questa proposta avevano un treno di produzione in funzione delle quantità di persone che portavano via dal pubblico e li spostavano verso il privato. Questa cosa abbiamo denunciato, è intervenuta la regione una volta tanto, è stata, diciamo così, bloccata, ma ovviamente poi la creatività, quando c'è da fare soldi, in gli anni non c'è, quindi si trovano altri sistemi per andare in questa direzione. Le liste d'attesa però cosa sono? Sono assolutamente un effetto del sistema. Questa frana, questa deriva, questa iperprivatizzazione, tra l'altro sbilanciata su alcune prestazioni piuttosto che su altre, produce liste d'attesa, sono un effetto, bisogna contrastarlo anche in quel modo lì, però bisogna cercare di andare alle cause per prosciugarle. E da questa volontà di cercare di individuare le cause e quindi operare in maniera la più estesa possibile, non in maniera diciamo così spezzettata, magari a livello anche locale o settoriale, ma cercando di mettere assieme tutte le forze che condividono questi obiettivi, siamo riusciti a mettere assieme con molte altre realtà la petizione in 5 punti che vado velocemente a illustrare. Poi qui c'è il testo, c'è un volantino diciamo ristretto, poi c'è il testo testuale diciamo così della petizione, per cui potete leggerla con calma. I punti sono 5, il primo è centro unico di prenotazione, vero, non farlocco come quello attuale, che in realtà ce ne sono tanti quasi quante sono le strutture pubbliche e private convenzionate, accreditate, che sballottano il cittadino da una parte all'altra e rendono difficoltoso riuscire a prendere l'appuntamento in tempi non biblici e appunto favoriscono, come ho detto, l'accaparramento o l'obbligo di andare sul privato per avere delle prestazioni. Un aspetto particolare su cui sono particolarmente restii i privati ad accettare
questa cosa, anche se oggi sui giornali c'era che sì, forse magari accettiamo anche noi privati di entrare nella, di partecipare direttamente al CUP, dopo che Bertolaso in qualche modo aveva fatto un po' la voce grossa, inizialmente aveva ricevuto picche da parte del privato. La cosa principale che dà fastidio sicuramente al privato è che il CUP, un CUP unico, vuol dire che c'è un unico soggetto che ha la situazione in tempi immediati dei movimenti, delle prestazioni tra quelle disponibili, quelle che vengono richieste, eccetera, tra pubblico e privato. Mentre questa cosa il pubblico la doveva fare, il privato no, riusciva a nascondere, diciamo così, a rendere fumoso la sua effettiva attività. C'è un grosso problema di trasparenza dell'azione concreta, soprattutto del privato, anche quando il pubblico ci si mette, quando trova il modo, di mostrare, di garantire una trasparenza dei flussi. E questo con il CUP sarebbe molto più difficile nascondere, diciamo così, i propri momenti. E soprattutto una cosa che sarebbe difficile nascondere, il secondo punto della petizione, che è quella delle agende a fisarmonica. Penso che qua dentro qualcuno, o magari molti, hanno avuto l'esperienza di andare a fare una protezione e dice no, mi spiace, l'agenda è chiusa. Torni tra un mese che magari l'agenda è aperta, verrà riaperta, e quindi non riusciva manco a prendere una prenotazione, non dico un anno dopo, non ce l'aveva proprio, perché l'agenda era chiusa, i slot, il numero di prestazioni disponibili era apparentemente esaurito. In realtà le agende per legge non possono essere chiuse, nel senso non si può dire a uno aspetta, non ti so dire quando ti può dare la prestazione, anche perché dal punto di vista statistica è un trucchetto per ridurre anche i tempi di attesa, come dire, ufficiali, che io manco riesco a prendere la prenotazione, non esisto dal punto di vista statistico, se ci piego un anno, due anni, non ci sono, semplicemente non mi proteggiato, mi abbassa il problema, diciamo così, visivamente. I privati soprattutto giocano su questa cosa, in cui addirittura riescono a chiudere a piedi la gente nella stessa giornata in funzione degli orari. Soprattutto le aprono magari nelle ore serali, durante il giorno ti dicono no, si può, così tendono a portare il cittadino verso il privato, in solvenza come si dice, poi alla sera le aprono, quindi quando c'è meno, diciamo così, scelta, anche perché uno deve farlo via internet, non con i mezzi, diciamo, non con lo sportello, non tutti lo sanno fare, e quindi c'è anche questo gioco nella lista d'attesa. Per cui questa cosa va, a nostro avviso, regolata, nel senso di che le agende non possono essere chiuse, devono essere sempre disponibili. Il terzo punto appunto sono i midici e gettoni, o più in generale la risoluzione delle problematiche relative agli operatori. Gli operatori del pubblico devono nuovamente avere, come dire, non dico la felicità, ma comunque una serenità nell'andare a lavorare con il pubblico e non essere, diciamo così, malati di stress, lavoro correlato, di burnout, di esaurimento, come in italiano, dovuto al fatto al super lavoro, all'impossibilità di riuscire a stare dietro a tutte le richieste. Per cui assunzione personale precario, nuove assunzioni, cioè riempire appunto la medicina di persone e non solo di oggetti, di case, di edifici piuttosto che di macchinari e quant'altro. Quarto punto, c'è la particolare, diciamo così, problematica degli anziani, in particolare quelli non autosufficienti, che vuol dire soprattutto, ma non solo, le RSA, dove ci sono anche lì delle pratiche estremamente ormai, come dire, negative. Gli operatori sono costretti al cosiddetto minutaggio, cioè le persone non sono delle persone da accudire, ma sono degli oggetti a cui vanno fatte in sequenza una serie di operazioni: mette a letto, prende a mangiare, lo cambi, la va,
e stando dentro in tempi predefiniti che sono ovviamente da strozzini, nel senso che non permettono poi un contatto umano, primo, e esauriscono anche il personale, per cui bisogna, e in più la Lombardia ha anche la brutta abitudine di non rispettare la normativa che dice che le prestazioni sanitarie, e nelle RSA sono soprattutto prestazioni sanitarie, uno va in un RSA non perché può stare in un albergo, sempre che possa essere chiamato albergo, ma perché non sta bene, non riesce più a essere autosufficiente. Quella è la motivazione, per cui le RSA sono a pieno titolo delle strutture sanitarie, non sono degli alberghi in cui uno parcheggia i genitori, gli anziani, ma devono essere delle strutture sanitarie in cui ci si prende cura appunto delle persone non autosufficienti. E se sono delle strutture sanitarie devono essere pagate nell'ambito del servizio sanitario, non possono essere completamente sul gobbo della persona piuttosto che dei parenti. In Lombardia, nonostante ci sia l'obbligo che l'equivalente del 50% della retta giornaliera viene considerato come rappresentativa del codice sanitario, quindi è a carico del servizio sanitario, siamo riusciti a fare in modo che questa quota di fatto fosse tra il 30 e il 40%, anche perché la regione Lombardia cosa fa? Fa la mele, il pollo, non va a dire, allora nella struttura sanitaria la retta costa 100, va bene, io ci metto 50, in quell'altra costa 120, io ci metto 60, no, fanno la media del pollo tra 100 e 120, eccetera, eccetera, e poi su quella media del pollo calcolano la percentuale, quindi vuol dire che dove costa di più la copertura della regione è minore rispetto al resto delle strutture e quindi c'è un maggiore sforzo da parte dei cittadini. L'ultimo punto della petizione, ma in realtà deve essere il primo, perché è proprio quello legato alla prevenzione. È quello legato alle strutture territoriali, quindi chiamiamole case di comunità, ospedali di comunità, comunque quelle dove c'è il contatto, medicina generale, dove c'è il contatto diretto tra il cittadino e il servizio sanitario, e lì vanno riempite le case di comunità con i consultori, con i servizi di salute mentale, con i servizi socio-sanitari, quindi c'è quel discorso del socio che deve essere ripreso, perché non siamo delle persone che hanno bisogni diversi, non semplicemente prettamente fisici, ma anche di altro genere. I servizi appunto di medicina del lavoro, di sicurezza sul lavoro e quelli di sicurezza, chiamiamola così, alimentare, ambientale, eccetera, eccetera. Sono quelli su cui bisogna puntare. Finisco. Quindi la petizione chiede questo. Stanno viaggiando anche degli ordini del giorno che sostanzialmente che i partiti sono impegnati a presentare nel più numero possibile di consigli comunali per cercare di farli passare, in cui sostanzialmente gli obiettivi sono questi. L'ultima cosa che voglio ricordare è che a breve votiamo per l'Europeo. Qual è il giudizio che magari mai ci avete pensato? Che diamo della politica europea sulla sanità. L'Europa, che è nata come un'unione di paesi per garantire il mercato libero tra questi paesi, quindi soprattutto la tutela del commercio, dell'industria, eccetera, eccetera, poi via via nel tempo qualche pezzettino diciamo, di diritti di altro genere sono stati introdotti, ma sulla sanità formalmente l'Unione Europea è sempre stata, diciamo così, distante, lascia ai singoli paesi di strutturarsi sia come strutture sia come obiettivi, come tra virgolette più o meno che cada, se non qualche principio più carattere generale. Durante la pandemia, in qualche modo, fortunatamente anche per certi versi, è stata costretta a prendere in mano la situazione. Con pro e contro, il pubblico ha dato decine di miliardi di euro per lo sviluppo dei vaccini, ma i profitti sui vaccini se li sono fatte le case farmaceutiche, nonostante fossero state abbondantemente foraggiate da soldi pubblici, e non siamo neanche riusciti a garantire che i vaccini fossero disponibili a tutti.
in Europa li potevamo pagare, in altre parti del mondo, che era sempre interesse nostro di tutto fare in modo che la pandemia venisse limitata, erano, come si dice, imbrache di tela, perché non erano in grado di pagare i vaccini. Questo cosa vuol dire? Che anche a livello europeo, non solo a livello di Sarom, non solo a livello di Booster Seat, non solo a livello regionale, ma addirittura a livello europeo, ci sono delle lotte, degli obiettivi per la sanità che vanno in qualche modo intrapresi. Il primo sicuramente è questo, quello che la politica dei farmaci essenziali, l'Europa se la prenda in carico, no? E sia forte nei confronti soprattutto dell'industria farmaceutica, per garantire a tutti, almeno in Europa, ancora meglio se anche nel resto del mondo, l'accesso ai farmaci di carattere essenziale. E una proposta che stiamo facendo, non da oggi, da ieri, è quello che venga, una volta in Italia c'era l'Istituto Farmaceutico Militare, che era l'unica industria farmaceutica pubblica che produceva vaccini, che produceva farmaci essenziali, e poi venivano messi a disposizione praticamente al costo di produzione. Oggi è una realtà estremamente piccolina. Noi quello che chiediamo è che ci sia un qualcosa del genere a livello europeo, quindi un'agenzia che fa la ricerca di base sui farmaci essenziali e che sia anche in grado di produrli quando è effettivamente necessario per la prossima pandemia che è dietro l'angolo. Non è che pensiamo di averla scampata per altri 100 anni come quella spagnola, da qualche anno ce ne troveremo qualcosa del genere, quindi abbiamo bisogno di attrezzarci prima per poter rispondere, appunto, ovviamente, a fare tutte quelle cose che prevengono, in particolare la tutela ambientale, evitare gli allevamenti intensivi, cioè l'elenco purtroppo è molto lungo, che vanno appunto a prevenire, a ridurre il campo di sviluppo di una pandemia. Quindi sono anche questi aspetti. Beh, questo, davvero finisco, noi invitiamo come primo momento, il 6 di aprile a Milano faremo la manifestazione la mattina, 6 di aprile perché è per il 7 aprile, perché il 7 aprile è la giornata mondiale della salute stabilita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, e in Europa, nella rete in cui fa parte anche Medicina Democratica e altre realtà europee, è la giornata contro la commercializzazione della salute, quindi anche lì porteremo a Bruxelles il 7 di aprile un nostro pacchetto di proposte per i futuri parlamentari europei, anche come un ulteriore inizio di una vertenza che sia anche a livello europeo. Per cui, se volete darci una mano, siamo a Milano in piazza Largo Cairoli, vicino al Castello, sabato 6 mattina. Grazie. Grazie Marco Cairoli, grazie per l'intervento. Ci aiuta davvero a collocare in un contesto molto ampio quello di cui abbiamo parlato fino adesso. Visto che è tardino, vado abbastanza rapidamente su quello che è il lavoro che stiamo facendo a Saron in questo periodo. Mi piace sintetizzarlo con due formule. La prima è che sostanzialmente è un lavoro che fa un po' sintesi tra tutto quello che stasera è stato trattato, perché con l'unione delle forze che sono sul campo a Saron sul tema della sanità come cittadini dal basso, abbiamo già realizzato al momento 3 giornate della sanità pubblica a Saron, no? Sono stati i primi 3 sabati del mese di marzo, e andremo avanti così almeno fino alla fine della primavera e all'inizio dell'estate. Ci trovate sempre in Piazza Libertà dalle 10 a mezzogiorno con che cosa? Allora, con una petizione che è quella che facciamo al Presidente Fontana e al Consiglio regionale, che dice: usate quei 160 milioni di euro che si risparmierebbero risistemando, come voi stessi ci dite nella vostra documentazione, gli ospedali esistenti di Busto e Gallarate, per rilanciare che cosa? L'ospedale di Saronno. L'ospedale di Saronno, che è stato oggetto l'anno scorso di un piano di cosiddetto rinnovo dell'assessore Bertolaso, che di fronte al fatto che il problema dell'ospedale di Saronno fosse fondamentalmente un problema di carenza di personale, ha deciso di stanziare 26 milioni di euro, di cui 25 milioni
per l'ammodernamento strutturale e 1 milione per i costi del personale. Che quel piano fosse non solo poco lungimirante, durava 2 anni, non solo insufficiente, anzi completamente all'opposto rispetto alle esigenze prioritarie dell'ospedale, lo abbiamo segnalato da subito. Abbiamo cercato di convincere anche i nostri amministratori locali, che invece a Bertolaso si sono affidati per la risoluzione del problema del nostro ospedale, e quindi dopo che, ripeto, a metà aprile eravamo in 1500 in Piazza Libertà, da tutto il circondario, dai 20 comuni che fanno riferimento all'ospedale di Saronno come bacino d'utenza, abbiamo cercato anche di andare avanti nel tempo, di entrare nel merito di quello che Bertolaso aveva proposto, di indicarne tutti i limiti che secondo noi erano assolutamente evidenti. Le amministrazioni hanno comunque deciso di andare avanti, comprese quelle di centro-sinistra, nonostante l'assessore non sia esattamente del loro colore politico, per quanto riguarda la regione, di andare avanti a seguire questa situazione. Allora, l'ospedale di Saronno, perché noi chiediamo che vengano usati questi soldi per rilanciarlo? Intanto perché servono non 160 milioni, probabilmente molti di meno. Nel 2016 era già stato fatto un piano di rilancio dell'ospedale che non ne costava più di 50, per cui non stiamo parlando di utilizzare tutti quei fondi, ma siamo sicuri che siano i soldi, adesso che Bertolaso ci ha messo a posto le strutture, per non farle magari confezionare bene perché il primo privato che passa per il territorio poco a poco se ne acquisti un pezzettino e gliel'abbiamo pure pagata noi la ristrutturazione, ma perché venga davvero rilanciato attraverso un piano di nuove assunzioni. Vi faccio solo un esempio. C'erano 2 reparti che hanno fatto sì che fino a giugno-luglio l'ospedale rischiasse fisicamente di chiudere, ed un nostro presidio durato 2 mesi davanti all'ingresso dell'ospedale è stato tra i motivi per cui la pressione è stata molto forte nei confronti della direzione medica e dell'azienda sociosanitaria, che alla fine ha deciso di non chiudere. Anestesia e rianimazione, 14 unità di personale previste per l'andamento minimo di quel reparto. Un anno fa c'era un primario e 2 medici anestesisti, quest'anno c'è un primario e 1 medico anestesista. Gli altri medici a gettone, piuttosto che, nel caso specifico di anestesia, cooperative private. Vi do un solo dato, riportato anche dalla trasmissione di Presa Diretta di 10 giorni fa: la SST Valle Olona è stata citata come esempio negativo a livello nazionale, perché per questo tipo di prestazioni ha sborsato la bellezza di 2,8 milioni di euro nell'ultimo anno. Il giorno dopo, la SST, che come dire, cercava, aggrappandosi su qualsiasi superficie possibile, di giustificare tutto questo a mezzo di comunicati stampa. Posso dirlo? Ragioniamo su un esposto alla Corte dei Conti rispetto al nostro territorio per questo scempio che riguarda Saronno tanto quanto Busto e Gallarate, dove è palese il caso di cardiologia, per esempio, dalle vostre parti. Allora, la soluzione tampone prevista da Bertolaso è stata questa: andiamo avanti e non facciamo chiudere quei reparti, e non li hanno chiusi, e meno male, ma come? Con questo dispendio incredibile di denari e con quella qualità di intervento che medici che continuano a cambiare nell'assistenza al paziente non possono evidentemente garantire. E un anno dopo siamo messi in una situazione ancora peggiore. Lo stesso vale per il pronto soccorso, dove nessuna nuova assunzione è stata fatta al di là del cambio del primario e di pochissimo altro. C'è un aggravante: nel dicembre scorso, è stato ricordato, la stessa Regione Lombardia, lo stesso assessorato, e quindi l'assessore Bertolaso, ha decretato che gettonisti e cooperative private devono cessare di lavorare a tappare queste falle nel momento in cui scadranno le convenzioni attualmente vigenti. C'è un ricorso al TAR che sta dando anche ragione ai medici in questo momento, ma il ricorso è in corso. Bertolaso ha peraltro detto che vuole andare avanti per la sua strada e va bene. Sta di fatto che a Saronno a maggio scade sicuramente la convenzione per la gestione del pronto soccorso con la cooperativa che la sta gestendo. Questo è un dato che abbiamo avuto dall'interno dell'ospedale, lo spendiamo pubblicamente per dire che cosa? Che quel piano era talmente valido che noi tra 2 mesi saremo esattamente nella situazione in cui ci trovavamo
l'anno scorso. Ed è anche per questo motivo che stasera lo diciamo pubblicamente, e vi diciamo anche ancora più pubblicamente, perché è stato oggetto di un comunicato stampa di una decina di giorni fa, abbiamo scritto alla direzione medica dell'ospedale di Saronno, come comitato, per chiedere ufficialmente che ci dicano quando finiscono le convenzioni di anestesia e rianimazione, che pure già sappiamo, del pronto soccorso, che pure già sappiamo, e di anestesia e rianimazione. E qual è la condizione di questi due reparti così nevralgici, che però dal punto di vista dei cosiddetti strutturati, cioè dei medici e del personale medico regolarmente assunto all'interno, presenta esattamente gli stessi numeri di un anno fa, quando il discorso era il 1 luglio, il 15 luglio c'è il rischio della chiusura dell'ospedale, perché sappiamo tutti e tutte che se anestesia e rianimazione chiude, un sacco di altri reparti non possono lavorare. Che se un pronto soccorso non esiste, l'ospedale può andare avanti, ma vengono privati i cittadini e le cittadine di un servizio assolutamente fondamentale, a maggior ragione in un bacino di utenza di 200.000 persone, come quello che comprende Saronno e i suoi 19 comuni limitrofi. Per questo ci appelliamo anche agli amministratori locali, la cui ultima risposta è stata: ci rivediamo a settembre dell'anno prossimo, quando ci sarà il primo step di valutazione del piano Bertolaso. Bene, noi stasera diciamo, signori sindaci, e in particolare al sindaco di Saronno che si è fatto portavoce di questo raggruppamento di primi cittadini, guardate che noi arriviamo a settembre, magari anche quest'anno troppo tardi, perché il rischio è che l'ospedale di Saronno sia in una condizione devastata, esattamente come rischiò di esserlo l'anno scorso, quando ci dovemmo mobilitare in continuazione per portare la cosa all'attenzione delle autorità, che poi, insomma, io me lo ricordo Bertolaso che viene a Saronno due giorni prima della manifestazione, che però era già stata convocata per cercare di tranquillizzare un po' tutti quanti. Bene, siccome le bugie hanno le gambe corte, oggi siamo a una situazione esattamente uguale e dobbiamo riprendere una mobilitazione molto forte. Oggi abbiamo un dato in più dalla nostra. Abbiamo che ci sono 160 milioni di euro sul piatto che la Regione potrebbe risparmiare non facendo quella porcheria a Busto Arsizio e Gallarate che si chiama ospedale unico, e mettendoli anche a disposizione, noi diciamo, non solo del rilancio vero effettivo dell'ospedale di Saronno, ma anche per esempio della risistemazione di quello di Somma Lombardo, che è il quarto ospedale di questa nostra azienda sociosanitaria territoriale e che versa in condizioni critiche esattamente dallo stesso numero di anni in cui anche Saronno è in crisi, ma probabilmente, non abbiamo una stima, ma insomma i soldi sono davvero tanti sul piatto, ci sarebbe anche la possibilità di investirne più che qualcuno in tutta l'azienda sociosanitaria territoriale per rilanciare il ruolo delle case di comunità. Marco lo ricordava prima, in alcuni casi, ed è il caso anche della nostra Valle Olona, alcune aziende sociosanitarie sono state, sì, costruite, ad altre hanno semplicemente cambiato la targhetta, altre hanno timidamente cominciato ad avere dei servizi di prossimità, ma sono ancora, e questo lo ammettono sul territorio di Saronno, rispetto alla Casa di Comunità di Saronno, le stesse autorità di governo sanitario, siamo ancora molto lontani dagli stessi obiettivi che comunque la legge regionale Lombardia si è data rispetto alle case di comunità, perché siano effettivamente funzionanti. Allora, non è vero che i soldi non ci sono, vanno semplicemente allocati meglio, evitando peraltro degli scempi ambientali e un'ulteriore scomodità per i cittadini, va rilanciata la sanità territoriale a tutti i vari livelli. Non dimentichiamo che le case di comunità diventano anche un fattore positivo a favore del lavoro dei medici di medicina generale, che tra l'altro a loro volta stanno subendo un processo di non sostituzione quando vanno in pensione, e alcuni di noi probabilmente lo sanno anche sulla propria pelle, perché hanno avuto per mesi un medico andato in pensione non sostituito o sostituito ad interim da un altro medico di base che però poteva emettere solamente le impegnative e le ricette, ma non poteva venire a fare le visite. Questa è già una realtà che anche molti cittadini di questo territorio stanno vivendo, e soprattutto quelli più fragili e più anziani, ed è una situazione che ovviamente grida vendetta.
Allora, per questo noi diciamo che dobbiamo riprendere la mobilitazione per l'ospedale, ma tutto questo non può non essere fatto in collegamento con quello che il Comitato per il diritto alla salute del Varesotto sta facendo, ed è per questo che appoggiamo dall'esterno, tra virgolette, perché non siamo tra quelli che, come dire, si sono presentati davanti agli avvocati, il loro ricorso, ma ai nostri banchetti del sabato mattina quei blocchetti di ricevute sono presenti. Sono anche arrivate le prime offerte, te lo segnalo, in anteprima, perché una volta che alle persone si spiega che l'interesse è davvero generale, qualcuno che sta a Saronno può anche essere interessato ad aiutare qualcun altro che sta difendendo il diritto alla salute in ospedali che comunque, volenti o nolenti, quante e quanti di noi stanno di fatto frequentando, perché depotenziando Saronno andiamo a finire per essere, come dire, destinati là ad essere curati. Quindi noi abbiamo una petizione che chiede alla Regione di tornare indietro su quella decisione, forti anche di questo ricorso che è in atto, e che è quella che riguarda lo stanziamento di quei fondi. Apro più di una piccola parentesi. Anche all'interno della stessa Regione Lombardia e di chi la governa si sono aperte delle falle. Mantovani ha appena detto recentemente che speculazione politica, lotta intestina, la maggioranza e quant'altro non è poi così fondamentale come opera, lo dice un esponente della maggioranza rispetto a... Ci sono notizie che arrivano addirittura da Roma e dal governo per cui sarebbero forse stati tolti alcuni dei finanziamenti che dovevano essere parte 240 dei 440 milioni complessivi del costo dell'opera. Staremo a vedere, non ci fidiamo ovviamente di chi fino a ieri ha spinto a favore di quest'opera e oggi si scopre improvvisamente paladino, ma intanto dà l'idea che non ci sia poi un fronte così compatto. E dall'altra parte staremo a vedere se questi soldi ci sono o non ci sono più, come qualcuno ha recentemente annunciato. La seconda raccolta di firme che facciamo, per tutti i motivi che avete sentito da Marco e per il fatto che molto ben si collegano a quello che stiamo facendo sul territorio, è la raccolta firme per la Lombardia Sicura, e quindi nel nostro banchetto c'è anche questa raccolta di firme, e devo dire che procedono a braccetto. Ti do questa notizia ufficiale: in 3 sabati mattina, di cui 2 sotto il diluvio, abbiamo raccolto 150 firme per l'una e 150 firme per l'altra, e ci sembra di poter cominciare a dare un piccolo contributo anche da Saronno e dintorni a questa campagna regionale, ma anche alla richiesta alla Lombardia di tornare indietro sulla decisione dell'ospedale unico. Perché facciamo tutto questo? E perché vogliamo dare un ulteriore elemento di concretezza alla nostra lotta per il diritto alla salute sul territorio? Perché dal mese di ottobre scorso, più in sordina, dopo la trasmissione di Presa Diretta di 10 giorni fa, siamo subissati da mail e telefonate, ha aperto anche a Saronno lo sportello SOS liste d'attesa. Allora, presso la Camera del Lavoro CGL di Saronno, tutti lì venerdì mattina dalle 10 a mezzogiorno, volontari, che siamo cittadini sostanzialmente, che si sono formati grazie all'aiuto anche di organizzazioni che fanno parte di chi ha promosso sui territori queste iniziative, come la CGL, come le ACLI, come alcune cooperative sociali e altre organizzazioni, ci siamo formati a fare che cosa? A essere capaci di fare gratuitamente dei ricorsi nei confronti di quei cittadini che vengono, ci portano una bella impegnativa del loro medico che dice: devi fare una ecografia alla spalla destra entro 60 giorni, sta scritto nella ricetta. Bene, vado al CUP dell'ospedale di Saronno e mi dicono che la devo fare tra 13 mesi, non sto dicendo numeri a caso, è successo a me, e ho fatto il volontario dello sportello e anche l'utente dello sportello. Bene, in 5 giorni lavorativi la risposta, ed è la risposta che sostanzialmente è arrivata alle decine di ricorsi che fino a questo momento abbiamo fatto a favore di altrettanti cittadini, alcuni dei quali presenti anche qui in sala, è stata sempre l'accoglimento del ricorso e quindi il ripristino dei tempi giusti. Allora, io ho fatto stamattina la risonanza magnetica che il 23 febbraio avevo prenotato e che mi era stata data per il 24 marzo del 2025 in una prima istanza. Questo per farvi l'esempio concreto di quello a cui serve
anche in termini di diritto alla salute garantito, l'operatività di questo sportello. Bisogna venire lì semplicemente con questi due documenti e la propria tessera sanitaria e carta d'identità. Il ricorso viene fatto subito e a tempi rapidissimi di risposta, siccome, come detto, queste sono come dire, comportamenti fuori dalla legge che vengono messi in atto dall'azienda sanitaria territoriale, l'azienda sanitaria deve per forza ritornare nell'alveo della legge e quindi li accoglie. Per il momento lo sta facendo e noi abbiamo avuto sostanzialmente tutti i successi negli oltre 40 casi che abbiamo gestito fino a questo momento. Stiamo peraltro cercando volontari che ci possano aiutare in questa operazione, è semplicissimo imparare, quindi faccio un appello anche in questo senso. Però il sabato mattina ci piace dire che abbiamo unito le forze di chi lavora sullo sportello, quindi lo sportello è fatto da volontari espressi dall'associazione ATTAC e da altri cittadini che hanno raccolto un suo appello con il supporto fondamentale della CGIL, che non solo ci ospita nella struttura ma che ci offre tutta quella che è l'infrastruttura per poter andare avanti, oltre che ovviamente una vicinanza e una pubblicizzazione presso i propri iscritti innanzitutto, e che fa parte di una rete regionale che in questo momento nella provincia di Varese vanta la presenza di 10-11 sportelli, 3-4 dei quali fanno riferimento al sindacato, altri alle ACLI, altri ad altre realtà locali, altri a Medicina Democratica stessa. Sono ormai più di 30 in tutta la Lombardia, sono già migliaia i ricorsi che le persone hanno fatto, e questo è un dato importante, concludo su questo rispetto al tema degli sportelli, per dire l'efficacia, che non è soltanto quella di riconoscere il diritto individuale ad avere la prestazione nei tempi e nei luoghi giusti che il nostro medico prevedeva a seguito dell'accoglimento del ricorso, ma è anche quella di mettere in fila tutte quelle che sono le tipologie di prescrizione per le quali i ricorsi sono stati fatti, e nel momento in cui territorio per territorio ci rendiamo conto che su alcune prestazioni le aziende sanitarie sono, diciamo così, particolarmente deficitarie o riluttanti nell'applicare la legge, questa cosa può essere impugnata presso le autorità competenti che vanno dal sindaci del proprio territorio che partecipano all'assemblea del distretto sociosanitario e dentro lì hanno addirittura il potere, andando fino alle estreme conseguenze, di sfiduciare, quindi di chiedere le dimissioni del direttore generale dell'azienda sociosanitaria territoriale, perché questo la legge regionale prevede. Oppure altre forme, che per esempio i colleghi dell'Odigiano, che sono stati un po' gli iniziatori in Lombardia di questa esperienza, che hanno fatto sì che addirittura uscisse la magistratura, i NAS dei carabinieri, insomma una serie di iniziative le più ampie possibili per fare in modo che le nostre aziende sociosanitarie garantiscano questo diritto, perché solamente con la garanzia di queste tempistiche si evita il ricorso al privato, che è l'effetto indotto e voluto dalla costruzione della legge regionale lombarda rispetto a questa modalità di erogare il servizio sanitario a livello pubblico. Ecco, per tutti questi motivi ci troverete tutte le mattine del sabato in piazza, ci troverete in queste iniziative pubbliche. Non è finita la serata, io lascio per chi vuole la parola, e se qualcuno di voi ha delle cose da aggiungere ben volentieri. Vi voglio solo ricordare però che per tutti quelli e tutte quelle che stasera non c'erano, pierodassaron.tv ha ripreso la serata, sarà presente a partire da quando, Piero? Sul tuo canale YouTube? Purtroppo qualche giorno, perché ho anche le ritratti. Ma va benissimo. Due o tre giorni. È un servizio come al solito ottimo quello che ci rendi, e che credo rendi anche al comitato, perché voglio dire, aver avuto questa esposizione messa poi in sotto forma di riprese ci aiuta ad espandere ulteriormente la conoscenza di tutti quelli che sono stati i temi affrontati questa serata. Per cui veniteci a trovare in piazza, veniteci a trovare alle serate. Parola al pubblico se ci sono domande e considerazioni da fare. Parola a voi se avete bisogno di aggiungere delle cose. Aggiungo solo la nostra petizione anche su change.org, per cui si può firmare anche online, e poi c'è il nostro sito Lombardia Sicura, su cui trovate informazioni, documenti e quant'altro, per cui potete... Mentre salutiamo la stampa locale che darà ampio risalto alla serata di oggi. La change.org è legale, cioè è come la firma cartacea? O ha dei limiti? Perché Change.org rilascia una specie di certificato che attesta che effettivamente X persone hanno sottoscritto
quella petizione, perché il meccanismo è, nel momento in cui tu firmi, ti torna indietro, devi lasciare la tua mail, e devi dire sì, è vero, ho firmato, quindi in questo caso certifica che effettivamente uno ha espresso questa volontà. Le petizioni in quanto tale, anche quelle fatte così, non hanno uno stretto valore legale, perché per poter avere la valore legale devono essere autenticate, cioè sono dei meccanismi abbastanza complessi, però ovviamente è un messaggio di carattere politico principalmente. Quindi 8 persone hanno firmato nei diversi mezzi possibili, un certo obiettivo, poi noi cercheremo di farlo pesare nei posti giusti. Non se l'ho chiesto, ma pulita. Altre osservazioni, domande? Sono sempre io. Prego. Quando parlava di sportello unico, unificato pubblico-privato, il problema è che non è unificato neanche quello pubblico. Il problema è questo, perché se si usa o sia il numero, il famoso 800-638-638, sia la gente internet, non ha niente a che vedere con quelle che sono le reali disponibilità degli ospedali. Io l'ho sperimentato personalmente, perché ho dovuto fare una serie di indagini e addirittura ho avuto un appuntamento la settimana dopo, mentre non esisteva proprio sull'agenda pubblica. Per cui non so se questo è boicottaggio, però. Non so, cioè, sembra voluta la cosa, perché non era una specialità. Il difetto nel giocare sulle agende. Ogni struttura ha la sua, viene attribuita l'agenda, e poi non ha dei vincoli su come mettere a disposizione, può fare un po' quello che devi fare, e l'effetto concreto è questo. Il cupo unico, per davvero, come si potrebbe dire, da centrare in un'unica realtà che fa da sportello riferita al cittadino, e quindi avere un'unica risposta che vale sostanzialmente per tutta la regione, o comunque per l'ambito dove uno risiede. E questo è l'obiettivo, cioè purtroppo di unico non ha poco o nulla quello attuale, dobbiamo andare in quella direzione. Altre regioni ce l'hanno, magari altre regioni sono altri problemi, ma non questo dell'avere delle risposte spezzettate, per quello di andare a destra e a sinistra per avere una risposta, in qualche modo cercare poi l'opportunità, tra virgolette, migliore o meno peggiore. In Lombardia è così. Anche il fatto, per dire, che quando Bertolaso ha detto facciamo il CUP unico pubblico e privato, la risposta negativa da parte iniziale, poi vediamo adesso, del privato, e ha evidenziato proprio un peccato originale del modo in cui la Regione Lombardia, il privato, integra la sanità, il servizio sanitario nel suo complesso, cioè che sono entrati aprendogli le possibilità di avere tutta una serie di poter dare prestazioni a nome del pubblico, ma non gli è stato chiesto, fatto una regola di ingaggio per cui si impegnavano comunque a garantire tutta una serie di servizi, per cui alcuni servizi ormai sono arrivati al 100%, sono solo privati, e altri sono alla zero. Abbiamo visto nella pandemia. Nella pandemia cosa è successo all'inizio? Mentre il pubblico era uberato di persone che andavano nei pronti soccorso, ha spostato le prestazioni non legate alla pandemia al privato, quindi si è pure guadagnato, e dopo un mesetto, con cambio sangue freddo, ha detto vabbè, vi faccio anch'io, metto a disposizione anch'io un po' di posti di rianimazione, eccetera eccetera, mi attrezzo anch'io. Dopo un mese l'ho fatto, come dire, come se facesse un favore, diciamo così, una concessione, ben pagato ovviamente, e invece avrebbe dovuto essere un obbligo, perché se il privato integra il pubblico deve essere davvero equivalente a questo punto, nel senso avere gli stessi obblighi. Lì nella legge è scritto, ma non è paradossalmente reale, premesso che il pubblico ha comunque degli obblighi molto più ampi rispetto a qualunque offerta del privato, e quindi comunque il pubblico, per usare il termine della tesoreria di Stato, deve essere preeminente. Paradossalmente
la critica più forte che è arrivata da un'istituzione fuori dalla regione Lombardia sulla legge Moratti è stata della tesoreria di Stato, cioè dei ragionieri, che hanno detto: guardate, questo sistema di finanziamento a nostro avviso non garantisce la preeminenza del pubblico. Manco Speranza aveva messo in discussione la legge Moratti, l'ha fatto ragioniere dello Stato, che ha quindi una cosa talmente evidente che solo i politici riescono a non vedere, perché si mettono un effetto di salame sugli occhi per motivi più o meno condivisibili o leciti. Allora, Franco e Massimo, invito alla sintesi. Innanzitutto è un vero peccato che non ci sia nessun esponente della maggioranza di Saronno, perché secondo me serate come queste dovrebbero aiutare ad aprire gli occhi e non a pensare di puntare tutte le proprie fiche sul dottorato. Però lancio una provocazione: avete per caso guardato di chi è la proprietà dei terreni della Beata Giuliana lì a Busto, fra Busto e Gallarate? Perché da quanto emerge, io è da un po' che seguo questa vicenda, non c'è una motivazione unica e concreta, seria, per la quale si debba fare per forza l'ospedale lì e per forza un ospedale unico. Fra l'altro non mi ricordo se il nuovo ospedale avrà gli stessi posti letto dei due che ci sono adesso, o se invece saranno ridotti, perché di solito è così, no? Però appunto non essendoci una ragione valida per cui fare un nuovo ospedale, mi viene da pensare, come succede spesso in Italia, che le reali motivazioni non siano quelle ma siano altre, e come sempre in questi casi follow the money per avere le risposte. Più un intervento che non una domanda, a parte quella dei terreni, che poi eventualmente ci dice. Massimo? Una delle motivazioni dell'attivazione dell'ospedale unico, da parte di chi lo vuole chiaramente, è l'ammodernamento e miglioramento delle prestazioni mediche sul territorio. Questa cosa ci costa 440 milioni di euro. Però io vorrei capire, con la ristrutturazione dei due esistenti, di cui risparmiando 160 milioni, si raggiunge lo stesso obiettivo? A me sembrerebbe di sì. Faccio questo ragionamento perché a questo punto, visto che vengono usati i soldi pubblici di tutti i cittadini lombardi, avete valutato l'ipotesi di fare veramente, oltre il ricorso, una sposta alla Corte dei Conti, perché questo vuol dire un danno erariale alla Lombardia? E se raggiungiamo lo stesso obiettivo risparmiando 160 milioni di euro, cioè, o qualcuno, come giustamente ha detto adesso Franco, ha altri interessi che non è la sanità e l'ospedale unico, di cui business e spartizione dei soliti interessi, di cui se avete valutato questa ipotesi di fare un eventuale sposto alla Corte dei Conti, che tra l'altro costa nulla. Sì, provo a rispondere per quello che... Ma si sente? Sì. Per quello che posso alle domande. Allora, i terreni di Beata Giuliana, quei terreni lì sono di proprietà prevalentemente pubbliche, cioè proprio la maggior parte della superficie è di proprietà del comune di Busto, con qualche altro pezzettino che è di proprietà del comune di Gallarate e solo una piccola frazione di proprietà privata, e l'idea che hanno era ovviamente di fare un esproprio. Quindi non penso che l'interesse sia quello su quei terreni lì. La storia delle vicende giudiziarie legate alla vicenda mensa dei poveri ci può far supporre che invece ci fossero degli interessi su delle aree adiacenti, sempre verdi, aree verdi, vincolate come agricole dal piano di governo del territorio di Gallarate, perché questo emerge dagli interrogatori pubblicati in occasione
del provvedimento di, relativo alle misure cautelari proprio della vicenda dell'inchiesta messa dei poveri. In interrogatorio l'ex sindaco di, credo, Lonate aveva dichiarato che la vicenda era stata gestita da Caglianello e che l'idea era di rendere edificabili delle aree che si trovano proprio lì come diciamo speculazione a livello urbanistico. Relativamente al ricorso alla Corte dei Conti, no, io non lo so, è una cosa che magari si potrebbe valutare, anche se per ora non c'è stato nessuna spesa rilevante, ecco. È ancora tutta un'ipotesi e quindi non so esattamente come funziona da questo punto di vista, bisognerebbe chiedere a dei legali una consulenza per verificare se questa è una strada praticabile. In quel caso sicuramente si potrà anche vedere di seguirla. Allora la Corte dei Conti è già sufficiente sullo speso, cioè i famosi 2,8 milioni per gettonisti e cooperative in SST Valleolona, record italiano o giù di lì nell'ultimo anno. Per cui diciamo che la magistratura contabile potrebbe avere un po' di lavoro in più da fare, magari ci ragioniamo sopra prossimamente su tutti questi aspetti. Bene. Direi che per esaurimento del tempo a disposizione di ciascuno e ciascuno di noi andiamo a chiudere questa serata ringraziandovi per la pazienza, rilanciandovi il messaggio: sosteniamo questo ricorso, facciamolo anche dai nostri territori, perché la faccenda non è di Busto Gallarate, interessa anche la nostra salute, anche i nostri servizi sanitari territoriali. Firmiamo le raccolte firme, le petizioni, la Lombardia Sicura sui 5 punti che ha esposto Marco Caldiroli, la nostra specifica sul miglior uso dei soldi per salvare il nostro ospedale e non soltanto, partecipiamo alle iniziative di piazza che ci vedono presenti qui a Saronno tutti i sabato mattina ormai da 3 settimane e per tutto il proseguo della primavera che domani inizia e che speriamo possa essere una primavera in tutti i sensi, anche dal punto di vista di un miglioramento oggettivo del nostro diritto alla salute. Venite a fare i ricorsi allo sportello se avete visite o esami clinici col Servizio Sanitario Nazionale dati ampiamente fuori tempo dal CUP di riferimento. Grazie a tutti, ci rivediamo qui, in piazza, altrove, sempre per i nostri diritti e per la sanità pubblica. Buona serata e buonanotte a tutti.